Salve a tutti, io sono The Long Gamer e bentornati su Ark Genesis. Oggi preparatevi per un episodio pieno di bug e disastri, da dinosauri che precipitano improvvisamente dal cielo a luci misteriose che ti danneggiano, decessi improvvisi nel bel mezzo di una pioggia di meteoriti. Ragazzi, insomma, restate fino alla fine per non perdervi nulla, è stata una puntata... Non ho parole. Buona visione! Arnalda, per favore, si metta su qualcosa. Ho capito che ai suoi tempi c'era la canzone Tintarella di luna, tintarella color latte, ma ci sono 16 gradi sotto zero. Ho capito che siamo sul bioma lunare. Per favore, Arnalda, se no mi muore di polmonite. E a quanto pare stanno anche piovendo delle meteore ghiacciate. Arnalda, direi che è il caso di levarsi da sto cavolo di posto prima che sia troppo tardi, ma soprattutto prima che le mamme inizino a denunciarmi per abuso dell'Arnalda. Allora, riprendiamo le nostre avventure nel bioma lunare. Scusate, mi sono dimenticato di far vestire l'Arnalda. Facciamo che la vestiamo dopo. Buongiorno. Sì. Vabbè. Quanti? Oddio, ci sono triggerati tutti all'improvviso. Bonnie, Dade e Bonnie ci sono mozzicate per tutti. E non è una intro di Ark se tre quarti della popolazione locale non mi attacca, ovviamente. Bonnie, per favore, stanno piovendo meteore. Ci vogliamo levare dai maronzoli. Ok, fatti fuori tutti. Peraltro, tutti questi Tyrannosaurus Tech mi stanno anche dando una marea di circuiteria. Dai, unità di difesa, levati che non ti posso neanche domesticare. E morto, male, ma soprattutto ba-boom te. Dicevo, tutte queste unità tech mi stanno droppando una marea di risorse energetiche. Porco cane, l'Arnalda. Arnalda, si vesta velocemente e si vergogni. Ecco qua, ha una certa età, Arnalda. Non può andarmi in giro a fare l'adolescente. Avanti. Allora, nello scorso episodio eravamo arrivati sul bioma lunare alla ricerca dell'Ambergis, una sostanza che ci serve per poter dar da mangiare ai piccoli di Magmasauro. E mi avete fatto notare che effettivamente queste pietre con le striature verdi sono effettivamente ciò che stavamo cercando, solo che le devo colpire direttamente col piccone e prima o poi mi dovrebbero dare un pochettino di Ambergis. Oh, finalmente mi ha dato un campioncino, che è comunque un elemento abbastanza raro. Voglio dire, quando abbiamo fatto fuori la balena ci ha dato 5 campioni, pertanto è abbastanza ovvio che sia... Oh, guarda un altro, abbastanza raro da ottenere, ma soprattutto scade molto in fretta, ci dà anche frammenti di element. E via dicendo, teniamo fuori il fucile in caso di... No, non mi attaccare, il T-Rex, che poi ti pappa in tre mozzicate, avanti. Ma sono finito nella valle dei Tech Rex, guarda, ci sono tre lì, un altro là dietro. Perché... Tu perché sei andato laggiù? Ma porca di quelli per porca. Ark, c'ho le creature più rincoglionite del solito. Guarda lì, no, allontaniamoci. Allora, oggi non mi dispiacerebbe catturare qualche altra creatura tech, come ad esempio un buon Raptor Tech. Per adesso sto trovando tutte unità di basso livello, purtroppo. Mi stanno anche sparando, facciamo che mi butto di sotto. Aia, e tanti saluti. Ah, ciccio, hai rotto la ciolla, porca di quelli per porca. Guarda, ti sparo mentre siamo in volo. Ah, non mi riesco a girare. Oh, è arrivata una marea di gente, da dove? Buongiorno, no, mi mazzichi il culo lei. Portate pazienza, ma perché deve essere traumatico ogni episodio di Ark? Guarda quanti Raptor Tech. Beh, mettiamo fuori tutti, tanto sono tutti di basso livello. Porca di quella... Iper porca che non ti si sopporta più. Morici e morici anche tu. Oh oh, si sono di nuovo triggerati tutti. No, che mi spingi di sotto. C'è il baratro bastardo. Levati. Perché mi dovete spingere di sotto? Da quando siete diventati così tattici? 44 non mi dispiacerebbe. Porca di quelli per porca levati. Ora ti spingo di sotto anch'io. Ti spingo. No. Porco cane. Di chi ha inventato la bassa gravità? Ma dai. Ci saranno almeno 7 Raptor qua davanti. Vediamo se c'è qualcuno di livello altino. Ah, tutti livello basso, purtroppo, dannazione. 57 è il più alto. Guardali come attaccano, perché di quelli per porca. Ehi, guarda che roba, stanno tutti subendo danno. Aspetta, anche noi stiamo subendo danno. Probabilmente qualcosa sta producendo delle radiazioni. Aspetta, seconda, Bani. Date, Bani, vediamo di mozzicare tutti. Porca di quelli per porca, cos'è? Sì, c'è una sorta di faglia qua davanti a noi. Porco cane, un livello 57, potevo anche catturarlo. Vabbè, non importa. Oh! Quella era la Raptor che dovevo addomesticare, signore! Torni giù! Allora, parcheggiamo per un attimo il T-Rex e vediamo di scoprire dove è atterrato il Raptor volante. Eccolo laggiù. Aspetta, mi sa che lui... Aia! Ah no, sei tu come l'ho detto. Aspetta, buona, non mi mozzicare l'Arnalda. Aspetta, un secondo, siamo proprio al limite della mappa. Dove vai, signore? Buongiorno? No, livello 18, levati dalla ciolla! Aspetta, dove è andato? C'è il limite, non puoi sfuggire, genius! Ok, perfetto, addomesticato. Ogni tanto le gran botte di chiurlo. Il problema con le creature tech è che la maggior parte di loro, giustamente,
ti droppa componenti elettronici. Pertanto devo far fuori i cercatori e le altre unità tendenzialmente biologiche per ottenere abbastanza risorse. Ma ecco qua, stavo proprio cercando un pochettino di carne. Attaccami furbacchione e ci muori malo malo. Ok, come ho detto, è l'unico modo che abbiamo per adesso per ottenere le risorse biologiche che ci servono. Uli! Aspetta, aspetta, è anche zona degli stegosauri, tech. Vediamo se troviamo uno di livello abbastanza alto. Questo signore è anche rimasto bloccato qua in mezzo, ma è solo un livello 27. Ah, ma do della gravità, il fastidio che mi sta salendo, voi non avete idea. No, Arnalda non lì, Arnalda non lì, non mi cada. Ah, porca di quelli per porca. Eccola giù la faglia che sta irradiando di radiazioni tutta la zona. Ecco perché non mi posso avvicinare. Arnalda, quanto buia mi è arrivata in alto, porca di quelli per porca. E per la mia grandissima gioia sto anche subendo danni da radiazioni. Ma, oh, Pepe, no, non mi rimbalzi, Arnalda. Questo è uno stego livello 85. Allora, mi tiri fuori, no, non lo è fiaccole, il fucilozzo. Ok, e proviamo a narcotizzarlo. Oddio, preso in... Beh, perché gli è andato giù il torpore? Che succede? Ah, il torpore gli va giù perché sta subendo danni. Allora cerchiamo di allontanarlo. No, 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 non ributtatemi sul coso. Dicevo, cerchiamo di allontanarlo da quella zona. Signore, mi dovrebbe... Oh, ok, è andata decisamente meglio. Quindi i danni da radiazioni gli abbassano il torpore. Questa non la sapevo. Aspetta, 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 continuiamo a sparargli, evitando ovviamente che il signore mi torni indietro. Perfetto, guarda che spettacolo di stego. No, davvero, queste creature sono una più bella di quell'altra. E mi dice addomesticamento 0%, il che vuol dire che quindi la crocchetta va bene. No, 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 no. Mi ha ignorato completamente. Buongiorno, scusi. Ma, ah, mi vuole attaccare il T-Rex. Lui dice, no, io attacco il T-Rex. Ma sarai pirla però. Più ovviamente puntano le unità più grandi. Oh, ok, ok. Io non ho voglia di arrabbiarmi, ma pare che l'unità robotica che ho appena fatto fuori, prima di attaccare il T-Rex, abbia attaccato il Velociraptor Tech, che era qui narcotizzato. Andiamo a cercarne uno nuovo. Ehi, t'ho sentito? Andiamo a cercarne rapidamente uno nuovo, porca di quelli per porca. Non abbiamo cominciato bene l'episodio, Ark. No, 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 Raptor, stati buono. Aspetta, che mi sta attaccando? E porca boia anche del cercatore. Levati che mi fai schifo. Porca di quelli per porca. Stavo andando in zona Raptor e mi attacca di tutto all'improvviso. Oh, buongiorno, da dove mi è arrivato lei? Mi sarà spaventatissimo. No, 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 mi attacchi, non mi attacchi. Aspetta, 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 non cambi direzione, non cambi direzione. Olè, perfetto. Ok, è passata circa un'oretta per me. Il problema è che nel frattempo sta per sorgere il sole, il che vuol dire che se non ci diamo una mossa rimarremo cucinati di brutto. Nel frattempo lo stego si è addomesticato, il keyball non andava bene, porca di quelli per porca. Allora, devo recuperare un pochettino di legna. Qua dentro è la legna, non giudicatemi, porca di quelli per porca. Per craftarmi di sicuro la sellina per il raptor. Devo essere molto veloce, ma proprio tanto veloce. Devo portarli via di qua e ritornare alla grotta rapidamente. Perfetto, e una l'abbiamo fatta. Ti prego dimmi che posso farmi anche la sellina dello stego. Non posso farla. Peraltro guardate che spettacolo la colorazione del nostro nuovo Tech Raptor. Bellissimo. Mi ricordo che sugli scorsi episodi ne avevamo trovato uno completamente rosso, che era un piccolo gioiellino. Ma bando alle ciance, aspetti che le metto la sellina prima che arrivi qualcuno a popparselo. Perfetto. Mentre invece l'altra sellina l'ho ovviamente equipaggiata sul nostro meraviglioso Tech Stegosauro. Bellissimo. Cioè, convertissero tutti i dinosauri di Ark in Tech. Ah, ragazzi, il Tech Giganotosauro, sì, c'è in gioco, ma non è addomesticabile, ok? Ah, sono troppo pesante, il Raptor non ce la fa. Perfetto, allora, ho riteletrasportato, porca di quelli per porca, la squadra in una zona in cui speravo di essere un attimino più al sicuro. Questa volta siamo a nord della mappa, dove normalmente spawnano i dinosauri, quelli più fettecchi. Ragazzi, non mi attaccate ogni 5 secondi, portate un attimo di pazienza. Ok, ora posso cavalcare il raptor con maggiore tranquillità. Ragazzi, voi restate lì. Sì, sì, vabbè, lì loro sono lì che si divertono. Ma soprattutto con raptor posso anche saltare, I believe I can fly. Se andiamo qua sopra dovrei poter ricevere una spinta verso l'alto, in modo tale da dare un'occhiata alla zona. No, mi sono spalmato su una montagna io. Oh, oh, porco cane, è caduto qualcosa vicino. Oh, no, no, no. Siamo in un punto brutto. Siamo in un punto brutto. Diamo magari un'occhiata al fenomeno. Wow, ok, partendo dall'alto. Oh, porca boia. No, 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 così finisco di sotto. Mi hai spinto in un'altra direzione. Oh, porco cane. Oh, porco cane. Dovrò usare il teletrasporto per... Per fortuna che mi sono spostato da lì. Il problema è che adesso sto per finire in zone brutte più brutte. Oh, no, potrebbe essere un bel problemone. Bello comunque sto bioma, non c'è che dire, molto scenico. Oh no, oh no, il sole mi sta cucinando, porco cane. Era sotto, ma adesso visto che mi sta puntando su di me, abbiamo un bel problemone. Che sta accadendo laggiù? Vedo gente spawnata malissimo. Gioco tutto bene. Ok, nel frattempo sono riuscito ad atterrare.
Da qualche... No, no, non mi rimbalzare! Non mi rimbalzare! Dai, dai, non rimbalzare! Ma sei un bastardo, gioco. Sei un bastardo, così volo di sotto. Oh, guarda, c'è anche un T-Rex che sta precipitando assieme a noi. Oh, lui è stato teletrasportato. Quando volete trasportare anche me, non m'offendo, che mi sto cucinando. Aia! Porco cane. Ok, mi hanno riteletrasportato a posto. Guarda gli stego dove sono spawnati. Signori, venite giù che vi fate male. Porca di quelli per porca. Ark è più rimbecillito del solito. Signore, lei dove sta andando? Si levi dalla ciolla cortesemente. Maledetto rompiscatole. Stanno tutti puntando a me. Sono finito in una zona. No, brutta più brutta. Porco cane. Guarda che rompiscatole. Raptor, quando è finito di saltellare? No, questo ci metterà una vita a mozzicarlo. Vediamo un po', ci provo. Ma no, decisamente non è una buona idea. Facciamo che ci leviamo di qua e mi riteletrasporto dove eravamo prima. Allora, idea probabilmente stupida. Con il Raptor, dite che riesco a saltare. Oh, da un'isola a quell'altra? Sì, però atterrami. Sì, però atterrami, non rimbalzare, non rimbalzare, non rimbalzare. Ok, perfetto. Dai che ci riesco. Incredibile, ma vero? Ce la sto... Sto atterrando in una zona brutta, onestamente. Sì, la so che mi sto cucinando. Ribadisco, sto per atterrare. Ah, in una zona brutta più brutta. Non mi mozzicate il culo, fratelli. Ok, ok. Senza T-Rex qua sono praticamente morto. Troppa gente. Lì. Aspetta, se atterro qua sopra dovrei essere al sicuro. No, ci sono i piuma lucente. Li voglio assolutamente. Signore, torni giù. Allora, lui aveva bisogno... No, molto no. Tanto no, considerevolmente molto no. Dicevo, se nessuno mi attacca cortesemente, i piuma lucente erano un addomesticamento passivo che avevano bisogno dei semi della pianta Z. Sì, però io non sono sul suo aberration. No! Vieni qua che devo scambiare i miei esagoni. In effetti ce l'hanno, ma ti costa 1000 esagoni. Elena, mi stai spolpando il conto in banca, non dico nulla. Ok, 5 dovrebbero essere più che sufficienti. E lei è contenta, io un po' meno, porca di quelli per porca. Allora, vediamo un po', dove è andato? Signore, dove è andato? Buongiorno. Ah, eccolo qua, ciao piccolino, atterrami. Ma guarda quanto non sei bellino. Ok, prova a dargli il semino. Olè. 90%. Perfetto, devo solo aspettare che abbia fame di nuovo, sperando che nessuno me lo attacchi e me lo uccida. Il problema è che ora devo aspettare che riatterri. E se mi riatterra in zone brutte tipo là sopra, per fortuna qua c'è la barriera. Io sono nella M, ok, che posso saltellare. Però porca di quelli per porca. Elena, sei rimasta in modalità innamorata di me. Ma vabbè, dettagli. Allora, aspetta che ho sentito che stava atterrando. Dove è andato? Buongiorno. Ok, potrebbe essere un problema. Ho perso l'uccello. Era lì che svolazzava e mi è sparito di colpo l'uccello. Ma porca di quella iperporca. Ah, ecco perché Elena era innamorata. C'è un glitch qua in parte. Non me ero accorto. Proprio sul bordo della mappa. Ok, aspetta che mi riprendo almeno 1000 esagoni. Meglio che niente, no? Elena, non mi raccontare so. Oh, porco cane. Eccolo. Perfetto, prendi da mangiare. Prendi da mangiare. Olè! Abemus il piuma lucente. Ma ciao, aspetta che non vedo una ciolla di niente. Che bellino che sei. Ti avrei preferito blue dub di dub dai. Ma non mi posso lamentare. Ok, questo serviva tendenzialmente di più in aberration. Io per adesso sono costretto, tra virgolette, a tenermi l'assistente. Perché se mi libero dell'assistente, l'Arnalda comincia a aver freddo. Assistente, dove va? Torni qui, porca di quelli per porca. Vabbè, si è incavolata. Si è incavolata tantissimo. Piuma lucente, vieni qua, raccogli. Arnalda, mi raccolga la piuma lucente. Però guardate che spettacolino che non è. Ma dai, ma è bellissimo. È bellissimo. Arnalda, siccome stiamo morendo di freddo, ora mi butti via l'uccello, per favore. So che le piace, ma lasciamo stare. E mi recuperi l'assistente, che so che non le piace, ma lasciamo stare. Oh, perfetto, ho salutato Elena e mi ha dato anche 300 esagoni. Oh, Elena, devi starmi ferma un secondo. Direi che cosa buona e giusta vedere di ritornare alla zona con il nostro T-Rex e il resto della squadra. Non siamo nella stessa identica zona di prima. Ah, che succede? Che succede? Porca di quelli per porca. No, vieni qua, cercatore. Datti buono un secondo, perché non prendo il piuma lucente per errore. No. Ark! Ok, questione di pochi secondi, fatto fuori. È fatto fuori anche malissimo, peraltro. Ok, tutto bene, quel che finisce bene. Dicevo, non mi hai respawnato nella stessa identica zona, ma credo che siamo vicini. Ok, eccoli qua, perfetto. Mi ha spawnato praticamente in parte, sono stato anche fortunato. Ragazzi, me lo fate fuori voi il cercatore, cortesemente? No! No, fare il fettecchione, porca di quelli per porca. Poi arriva il T-Rex, si pappa tutto. Scusate, non... Ma perché me lo devi portare qua? Ma sai, fettentone, c'è tipo un T-Rex, se qualcuno lo volesse attaccare, io non mi arrabbio. Aspetta, dove... No, fate voi tanti saluti, appena ti mozzica vedi che te ne accorgi. E io sono qua a godermi la giornata e via. E me l'hanno fatto fuori, bravi ragazzuoli. Ora devo trovare un modo per riportare l'intera squadra alla grotta che, porco cane, è a 2 km in quella direzione.
Wow, 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 wow. Questo è caduto anche troppo vicino. Porco cane. Oh no. Oh no, 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 no. Ragazzi, ce ne dobbiamo andare di qua. Ragazzi, ce ne dobbiamo andare di qua. Dov'è l'uccello? Ho perso di nuovo l'uccello. Perché non riesco mai a tenermi un uccello vicino? Porco cane, dove è andato l'uccello? Ah, ah, ah. Ok, in teoria qua sotto dovremmo essere più o meno riparati. Wow, ok, anche questo era tanto vicino. Per fortuna che siamo sotto sto costone. Ci ha salvato tantissimo. Uccello, dove vuoi? Sei finito? Eccolo laggiù. Eccolo laggiù, porca di quella. No, 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 no. Se mi fa fuori qualcuno, porco cane. Tizio, ma guarda, in culo, in culolandia. Tizio, seguimi velocemente. Porca boia, guardate meteore che stanno cadendo. Oh, no, 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 no. Ok, ok, siamo veloci e per... Mi sto cacando tanterrimo. Siamo tutti qui? Ok, Elena, Elena, Elena. Ah. Porca di quelli per porca, cos'è che l'ha ucciso? No, no, ma dai, ma mi prendi in giro. Quando è precipitato il meteorite ha fatto un po' di danni. Tanta fatica per salvarlo e poi mi muore comunque così. No, credo che l'abbia ucciso una creatura, non lo so più nemmeno io. Il gioco non mi notifica più le uccisioni. Ma porca di quelli per porca. Wow, 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 cos'è? Dinosauri che precipitano da... Oh, che succede? Che sta accadendo? Ok, questa non me l'aspettavo. Oh, oh, questa non me l'aspettavo, ma proprio per niente. Da dove sono precipitati? Guarda, ci sono dei dinosauri volanti là sopra. Ark! Ark, tu non stai bene però, eh. Che fa, che fa? Signore, non mi attacchi cortesemente. Ok, brutto punto. Brutto punto per spawnare. Ma porca di quelli per porca. Dai, 5 secondi. Questo episodio mi odia tantissimo. Uccidi tutti, uccidi tutti. Porca di quelli per porca. Ci muore anche il raptor, no, eh. Ok, perfetto, situazione sotto controllo. Però che quanti traumi. Ok, sto avendo numerosi bug. È sparita la sellina del T-Rex. Però lo posso ancora cavalcare. A... Cosa sta accadendo? Se vado nell'inventario, però è inserita la sellina. Giacco! Ma basta con le droghe, porca di quelli per porca. Rimettigli la sellina a tuo povero Cristo. Oh, perfetto. Allora, prima che la situazione peggiori, diamo un'occhiata in giro. Signore, lei però è pirla, eh. E vediamo se troviamo un bel Tech Rex di un certo livello. Visto che mi stanno attaccando praticamente tutti. Sono dovunque. Guarda lì, sono dovunque. Ne vedo uno spawnato dentro una montagna. Ma... Ark, ti stai rimbecillando più... Oh, perché non lo prendi in giro? Perché non lo prendi in giro della serissa mai? Il mio vantaggio è che con Raptor posso saltellare dove mi pare e piace. Quindi tecnicamente... non è che è proprio un vantaggio. Se riatterri, ciccio, ciccio... che succede? Che sta succedendo? Cos'è? 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 Che accade? Cos'è? Cosa sta accadendo? Cos'è stato? Cos'è? Cosa? Ma cos'era? Stanno accadendo gioco! Io ho genuinamente paura. Ok, signore, non la sopporto più. Cortesemente, si levi dalla ciolla, morici malissimo. Oh, e che cocchio. Mi sono spaventatissimo, stavamo per morirci tutti. Non so cos'è accaduto, porca di quelli per porca. Ok, vediamo di tenere gli occhi aperti perché il gioco si sta decisamente buggando di brutto. Salve, signore. Porco cane, livello... Oh no, 86, non lo voglio. Allora, vediamo di metterci in un punticino tattico. Sperando che non ci siano ancora bug e altre cose strane. Cercometemi sopra, lo posso attaccare da una distanza di sicurezza. Oh, sto punticino mi piace. Ok, quel punticino mi piace un po' di meno adesso che ho scoperto che anche lui riesce a salirci sopra. Oh, porco cane, smettila di saltellare. Ok, bel salto. Bel salto, atterrami qua. Non rimbalzare sempre, porco cane del raptor. Oh, guarda chi è andato a bloccarsi male perché è un povero pirlo. Ok, ora ti posso attaccare in tutta tranquillità. Ogni tanto anche io le botte di chiurlo. Decisamente non ha gradito la situazione. Perfetto. Ok, devo solo sperare che quando il torpore superi l'80%, il signore non tenti la fuga buttandosi di sotto. Ma no, sono fortunato. È completamente bloccato. Ogni tanto, Ark, ti adoro anch'io. Yay! Tutto bene, quel che finisce bene. Tienimi fuori il fucile perché non mi fido di nulla e nessuno. La zona pullula di raptor che non dovrebbero comunque... Guardali, guardali. Rompiballe, attaccarmi il T-Rex. Scusate, dai che mi fate volare e anche salire i porchi però. Raptor, basta. Non vi si sopporta più, mi state spingendo di sotto. Calmatevi un secondo. Porco cazzo. Girati che gli sparo. Girati che gli sparo. Tanto il T-Rex non si sveglia, c'ha la bara del torpo. Porco cane, non riesco ad atterrare in tutta tranquillità. Guardali che rompi palle. Altri due raptor, 5 raptor.
tatticone della vita. Siccome siete delle creature infinitamente stupide, vi ho portato dai miei amici. Ecco qua, divertitevi con loro. Perfetto, tutto bene, quel che finisce bene. No, beh, non buttatemi là lo stego. Stego, difenditi anche tu però, porca di quelli per porca. Bani. Ok, vedete che il T-Rex di solito riesce a risolvermi tutti i problemi. Un raptor ha detto, magari evitiamo di rompere le balle, meglio se me ne vado. Qualcun altro invece non ha capito chiaramente la lezione. Ecco qua. Ma, porco cane, ho cambiato arma per errore. Basta! No, mi si sopporta più. Porco cane. Ok, guarda, è pieno zeppo, ce n'è anche uno là davanti. Allora, fammi dare un'occhiata veloce al nostro Tech Rex, sperando che non mi sbrani. No, modo della gravità bassa. Non vedo l'ora di tornare in un bioma normale. Guarda che spettacolo. È una bella femmina a livello 86. E ovviamente svenuta male. No, 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 no. Basta. Ark, ti prego, basta. Cosa vai a paparti che non mi dà carne quello purtroppo? Buono, ragazzuoli. Io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Nel frattempo io vedo di terminare l'addomesticamento di questo nuovo Tech Rex. Sarà una creatura fantastica. E nel prossimo episodio vedremo quindi di ritornare finalmente nel bioma vulcanico. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel video nella serie. E noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!